Ecco, il significato di oggi, questa presenza del Papa a Milano? La venuta del Papa qui a Milano è una celebrazione così importante dopo altre iniziative, e sulla famiglia credo che sia molto, molto importante in questo momento particolare, ricordando che la famiglia è il nucleo principale su cui costruire la comunità, con tutti gli obblighi della famiglia, ma con tutti gli obblighi che la comunità ha verso la famiglia. Credo che sia essenziale in questo momento ricostruire da questo concetto, e anche il sindacato, appunto, attraverso le proprie rivendicazioni, le proprie politiche, deve appunto guardare alla famiglia come unica occasione per liberare dai problemi e il lavoratore e il pensionato, qualsiasi componente della famiglia, che solo attraverso la famiglia può beneficiare al massimo eventualmente anche di politiche pubbliche. Ecco, il cardinale Tettamanzi ha detto l'altro giorno che è difficile fare famiglia nel precariato, quindi con un chiaro riferimento al lavoro. Certo, e la famiglia ha bisogno di persone che possano non solo avere quanto basta il sostentamento per provvedere a se stessi e i componenti della propria stessa famiglia, ma ha bisogno anche di persone in famiglia pienamente realizzate, che realizzano il loro progetto di vita, che è la propria personalità e la propria capacità appunto di portare avanti la sua esperienza insieme appunto ai propri congiunti. Credo che il lavoro sia fondamentale per dare un senso appunto alla vita di ciascuno, e per dare un senso alla vita di persone che sviluppano se stesse solo attraverso questo percorso.